Sì, Plan B ha sbagliato il suo target. Entro fine novembre avremmo dovuto raggiungere i 90.000 dollari secondo il suo modello previsionale per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin. Ah, sbagliato. Probabilmente non sarà né il primo né l'ultimo errore, sapete anche come la penso io riguardo a questo tipo di indicatori, secondo me sono molto casuali e un po' anche autoavveranti. Comunque in questo caso abbiamo proprio raggiunto il primo vero fallimento totale del prezzo di Bitcoin. Infatti oggi che sto registrando questo video, che siamo al 2 di dicembre, abbiamo il prezzo intorno ai 56.000 dollari. Ma che cosa sta capitando e che cosa dobbiamo tenere in considerazione per l'immediato futuro del prezzo di Bitcoin e soprattutto medio-lungo termine veramente bisogna preoccuparsi? Cercheremo di capirlo oggi, perché ci sono delle cose a cui bisogna stare attenti, soprattutto se siamo investitori che stanno speculando nel breve termine, perché ci sono alcuni segnali che vanno tenuti in considerazione. Poi andremo anche a vedere invece nel medio termine che cosa sta capitando, quali sono le notizie principali. È da un po' che non facciamo un recap insieme, quindi ne voglio discutere con voi. Come al solito ragazzi, in questo video non ci sono consigli finanziari, ma solamente un brainstorming che io faccio con voi. Io espongo le mie considerazioni, le mie opinioni, e voi mi rispondete nei commenti, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Come vedete, location un po' diversa, sono a Valencia, ma ci tenevo a fare un recap per voi. Lasciatemi un like, iniziamo subito, e se siete nuovi non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Una delle prime notizie da tenere in considerazione è il fatto che proprio ieri Facebook ha deciso di ritirare il ban dalle cripto, quindi da questo momento è possibile tornare a fare pubblicità su Facebook con argomento criptovalute. Dietro questa decisione, direi anche abbastanza importante perché il ban perdurava da ormai diversi anni, c'è proprio la considerazione del fatto che il mercato delle cripto sta andando sempre di più verso una implementazione di massa e soprattutto verso a una regolamentazione sempre più ferrea. Tra l'altro, poco tempo fa, come sapete, Facebook ha cambiato praticamente nome in Meta e sembra che stia sviluppando dei progetti sul metaverso, avendo stanziato tra l'altro oltre 10 billions, quindi direi assolutamente non male. Quindi insomma, la simpatia verso il settore blockchain e criptovalute anche da parte di questo colosso sembra che sia di nuovo accesa e dirompente, quindi vedremo il futuro che cosa ci riserverà. Questo è comunque molto importante perché tutte quelle aziende che sviluppano su questo settore potranno tornare a fare campagne pubblicitarie appunto su una delle principali piattaforme del mondo come Facebook. Un'altra notizia molto importante per quanto riguarda il medio e lungo termine è il fatto che il grande asset manager Fidelity lancia un Bitcoin ETF in Canada. Abbiamo visto dei Bitcoin ETF essere lanciati anche negli Stati Uniti, però sono futures, in questo caso invece si tratta di un ETF spot. La differenza tra gli ETF futures e gli ETF spot in realtà è abbastanza semplice, perché gli ETF futures fanno riferimento a dei derivati, quindi non c'è il bisogno di andare ad acquistare sul mercato i Bitcoin, mentre l'ETF spot ha come sottostante il Bitcoin fisico, tra virgolette, quindi c'è proprio bisogno di andare a fare rifornimento di Bitcoin sul mercato. Come sappiamo tutti, Bitcoin è un asset molto raro, molto deflattivo, e più insomma questi ETF vengono approvati, più le istituzioni hanno la possibilità di inserirsi in questo mercato regolamentato e fare appunto una scorta di Bitcoin. Questo è molto positivo. Si spera ovviamente che un ETF del genere possa venire approvato anche negli Stati Uniti, visto che i cugini canadesi sono già molto avanti e tra l'altro stanno già muovendo diversi miliardi di dollari in questo settore, che vediamo crescere sempre di più. Un'altra notizia, sempre a livello fondamentale, che vogliamo tenere in considerazione è il fatto che Putin ribadisce che le criptovalute hanno un futuro. In realtà, leggendo l'articolo sul Cryptonomist, che vi lascio poi sotto anche in descrizione, si vede come l'interesse della Russia è un po' agrodolce, nel senso che ancora non hanno in realtà implementato nulla di particolare, stanno sviluppando una loro valuta centrale, quindi una cripto centralizzata, se vogliamo chiamarla, come esperimento. Quindi stanno cercando di capire fino a dove si può muovere questo settore, che però a noi piace proprio perché è decentralizzato. Comunque l'importante è che se ne parli, come si dice, e che si stia sviluppando sempre sulla blockchain anche un sistema di pagamento, seppur centralizzato,
di Stato, come per uno Stato importante come appunto quello della Russia. Abbiamo già visto infatti diversi paesi adottare Bitcoin come valuta centrale di pagamento. Ovviamente è impensabile che paesi giganteschi come la Russia possano farlo senza prima passare comunque da una valuta digitale statale. Comunque per ora dice è troppo presto per capire effettivamente se può essere utilizzato come metodo di pagamento, se le cripto possono essere utilizzate effettivamente come metodo di pagamento. È ancora tutto molto instabile. Sicuramente però la loro simpatia verso questo settore è qualcosa che fa bene. Un'ultima notizia di cui vi volevo parlare è che Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, si è dimesso da Twitter per fondare la nuova società chiamata Block. Tra l'altro si specula sul fatto che il nome Block derivi appunto da blockchain, e come sappiamo Jack Dorsey è un grandissimo simpatizzante del settore delle cripto. Infatti Twitter da poco tempo ha implementato i pagamenti in Bitcoin, con appunto la possibilità di fare delle tips, di fare delle donazioni attraverso i vari account che girano su Twitter, che sono comunque parecchi milioni, e ora si è dimesso e ha fondato appunto la nuova società, anzi in realtà ha cambiato il nome alla vecchia società che aveva, in Block, e sembra che si potrebbe essere appunto interessato a sviluppare sul settore delle cripto. Essendo un genio, un innovatore, un visionario, sono proprio queste le persone che ci servono, che hanno il coraggio di prendere e portare questo settore al mainstream. Ora invece passiamo a uno dei dati principali che dobbiamo tenere in considerazione quando facciamo un'analisi sul Bitcoin di medio-lungo termine. In questo caso si tratta dell'analisi on-chain. Voi sapete quanto per me è importante l'analisi on-chain, molto di più rispetto all'analisi tecnica che ci può dare delle indicazioni di breve periodo. L'analisi on-chain in realtà, secondo me, a livello fondamentale è quella che ci aiuta di più. E c'è un dato in particolare che a me piace guardare velocemente con voi per avere un'indicazione di massima su quello che sta accadendo. Questo dato sono il balance exchange per quanto riguarda i Bitcoin, quindi quanti Bitcoin sono presenti sugli exchange. Come breve recap vi dico solamente che più Bitcoin ovviamente sono presenti sugli exchange e più la pressione di vendita si alza, e quindi potrebbe essere il momento insomma di fare qualche take profit e quindi di riequilibrare un pochino il portafoglio. Come vedete quindi da questo grafico arancione, fa vedere ovviamente il trend di macro dei Bitcoin presenti sugli exchange, che è comunque in forte diminuzione. Vedete però come nell'ultimo periodo, negli ultimi 2-3 giorni in realtà, c'è stato un piccolo rialzo. Nulla di preoccupante, però questo dato va sicuramente tenuto in considerazione se vogliamo avere un'idea di massima di che cosa sta accadendo, perché se tanti Bitcoin dovessero entrare all'improvviso sugli exchange potrebbe ripetersi la situazione di maggio e quindi esserci una certa speculazione a ribasso del prezzo, che da una parte per noi investitori potrebbe essere comunque positivo perché ci darebbe la possibilità di entrare a prezzi più bassi, dall'altra comunque chi è esposto in questo momento tanto in altcoin soprattutto potrebbe vedersi il portafoglio in forte perdita. Comunque questo piccolo rialzo di Bitcoin sugli exchange ci può far rizzare un pochino le antenne, quindi ci può far alzare la soglia di attenzione, ma per ora direi che, come vedete, il trend rimane sicuramente ribassista e gli istituzionali o comunque chi compra Bitcoin non ha nessun interesse di tenerlo sugli exchange, lo porta fuori e probabilmente ha tutte le intenzioni di holdarlo. Tra l'altro oggi parlerà la SEC, sarà molto interessante sapere che cosa dirà questo ente regolamentatore, ok, della finanza americana. La volatilità insomma è già alle stelle, un po' per la variante, un po' per la situazione. Per quanto riguarda invece la speculazione dei contratti derivati, come vedete anche qui non c'è nulla di che, siamo piuttosto in diminuzione. Questo è il futures open interest, quindi quanti futures sono aperti in questo momento sul Bitcoin. Questo potrebbe scaturire della volatilità, soprattutto se vogliono far scattare degli stop loss, no? Le whales quando cercano un po' di manipolare il mercato. E anche per quanto riguarda le options open interest, il dato è piuttosto basso rispetto a qualche giorno fa. Quindi da questo punto di vista in realtà non abbiamo tantissimi dati che ci fanno preoccupare. Comunque nel caso siate appassionati di analisi on-chain, io vi consiglio di seguire anche il canale di Manu, che va sempre ad analizzare più approfonditamente
esattamente questi dati. Con questa panoramica che abbiamo fatto oggi, abbiamo visto come a livello macro e fondamentale il settore delle cripto sta continuando a crescere, c'è sempre più adozione, c'è sempre più consapevolezza, aziende che ci investono, addirittura stati che ci stanno investendo, e quindi abbiamo sicuramente un dato macro oggettivo molto positivo. Per quanto riguarda il breve termine invece, possiamo insomma prestare un po' di attenzione e cercare di sfruttare le opportunità che ci dà il mercato. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate nei commenti. Io ragazzi vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vedremo molto presto con delle novità interessanti. Vi sto raccontando un bel po' di storie ultimamente, per questo vi invito a seguirmi, seguitemi anche su Instagram che vi lascio comunque in descrizione. Io vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!